Elia Viviani, ragazzi, che volata di Elia Viviani, complimenti davvero, è stata una tappa, pam, subito, il campione olimpico di pista, dell'Omnium su pista, va a vincere, era ora, perché credetemi, una delle cose che ho sofferto più di questi anni nel ciclismo italiano è che mancasse un uomo pronto per le volate. Ecco, è vero che non c'è Peter Sagan, è vero quello che volete, però insomma era un po' che non si vinceva una tappa bene così in volata, la sto rivedendo adesso, è stata veramente una gran volata. Allora, che c'è da dire su questa tappa? C'è da dire che è una tappa di volata, no? Con arrivo in volata, quindi c'è poco da dire, se non che per gli ultimi 4 km Tony Martin ha provato a partire con uno scatto che sembrava anche buono, ma poi alla fine non ha portato il risultato sperato perché poi l'hanno chiuso bene. E poi vince Elia Viviani, vince ripeto, il ciclista che dalla pista torna sulla strada, va a vincere una tappa bella, bella in Israele, prima tappa di movimento, quindi non a cronometro in Israele, e come c'è scritto nel titolo, da Haifa si è arrivato a Tel Aviv. Insomma, bella vittoria di Mattia Viviani, sono veramente contento per lui perché è un bravissimo ragazzo. E niente, quindi la Quick Step porta a casa questo traguardo. Tra l'altro è stato bravo perché ha seguito tutti. Poi Maresco, non riuscivo a capire chi era quello della Selle Italia. Maresco ha provato ad anticipare i tempi, lui è stato bravo, gli è stato sulla ruota e gli ha portato via poi alla fine la vittoria con uno scatto importantissimo. Sono contento e ripeto, sono contento anche perché finalmente l'Italia torna a vincere una tappa in volata e Elia Viviani potrebbe diventare un signor velocista perché ha veramente la gamba per farlo. Da segnalare comunque della tappa, il momento più alto è stato quando c'è passato un tandem vicino al gruppo con due persone che avevano una tutina imbarazzante rosa attillata e uno pedalava da un verso, l'altro nell'altro, non so come hanno fatto ad andare avanti, ma è stato il momento più alto del giro. Comunque complimenti ai Viviani, complimenti alla Katiuscia, adesso domani vado a vedere che tappa c'è domani per rinfrescarmi la memoria. E ve lo dico subito, domani si va da Beersheba a Eilat, e anche questa credo che alla fine sia una tappa per velocisti e niente, quindi domani sicuramente, non so se riuscirò a fare il video, se riuscirò lo farò volentieri, e poi ci sarà lunedì di riposo e poi martedì si ritornerà in Italia. Io ragazzi non ho più niente da dire su questa tappa, applausi a Elia Viviani e al prossimo video sul Giro d'Italia, ciao!